Patrizia, il tuo curriculum è sicuramente lunghissimo, tantissime atlete condotte al successo, europei, mondiali, olimpiadi. Qual è la soddisfazione però più grande della tua carriera da allenatrice e da commissario tecnico? La mia carriera più grande è quella di, oltre a costruire e crescere delle grandi atlete a livello di risultato, per me è crescere delle grandi donne, cioè dare i valori agli atleti, portare i valori dello sport e farle crescere come da piccole a diventare grandi donne. Questo per me è la soddisfazione più importante. Guardando insomma quelli che sono stati gli ultimi anni, 3 Olimpiadi in cui il nuoto artistico azzurro è stato fortemente presente, sono cresciute tante ragazze, il ricambio generazionale è continuamente assicurato. Sì, io ho partecipato a 5 Olimpiadi e diciamo che questa a livello di risultati è stata quella che ha portato meno soddisfazioni, perché siamo arrivati ottavi, abbiamo praticamente intoppato nelle difficoltà, pensavamo di avere delle difficoltà altissime, invece le difficoltà non erano adeguate alla situazione. E per tutte le altre votazioni siamo stati soddisfatti perché siamo cresciuti nonostante il cambio generazionale. Ovviamente, come in tutte le cose, non tutte le ciambelle vengono col buco, quindi è la prima, diciamo, in tutti questi anni è la prima gara che non esco soddisfatta. Però come tutte le cose, cadi, ti rialzi e cerchi di, nelle prossime edizioni, di recuperare quello che non è andato bene adesso. Comunque è sempre un'Olimpiadi e comunque già esserci qualificati per noi è stato comunque un grande risultato. È che quando ci sei vuoi anche di più. Hai abbinato adesso un altro compito, un'altra carica anche di consigliere federale, oltre ad essere commissario tecnico della nazionale. Che impegno sarà il prossimo quadriennio? Un impegno direi abbastanza impegnativo, non so ancora che cariche mi darà poi il presidente all'interno del consiglio e comunque cercherò di fare come sono abituata a fare, dare sempre il massimo su tutte le cose. E già la scorsa settimana, il scorso fine settimana, sono andata in giro per l'Italia in qualità di consigliere federale, una nuova avventura.